America, tu eri l'unica, ma soprattutto nelle ore di ginnastica. Bello di perturbazione, che essendo tanti, sono tutti sparpagliati qui dietro di noi. Ci siamo abbastanza sbalorditi ieri, insomma, in area stampa della quarta posizione, favorevolmente, applausi, non ti dico. Nei vari tentativi per arrivare al festival, una vostra canzone è stata particolarmente apprezzata da Pippo Baudo. Sì, era Battiti per minuto, che è contenuta in Pianissimo Fortissimo, ed era finita nelle 20 canzoni che avrebbero poi composto La Rosa, da cui ne sono state scelte 10 per il festival, perché altre 4 venivano dall'Accademia di Mogol. E naturalmente era nelle 10 scartate, però eravamo arrivati vicini. È vero che questa direzione da un paio d'anni è particolarmente attenta alla realtà indipendente, ma evidentemente, insomma, c'eravate già andati molto molto vicini. C'era, perché comunque una cosa che pensiamo noi è che non esistano realtà indipendenti o no, cioè di fatto esistono, però esistono delle canzoni belle e delle canzoni brutte, e queste esistono in qualsiasi, cioè anche in questo Sanremo, probabilmente per chiunque, cioè per ciascuno di noi ci sono delle canzoni belle e brutte. Però poi è strano, perché certe canzoni sono più belle di altre, perché mettono d'accordo più persone, un po' come Google: se vuoi cercare una cosa, quelli che tutti cliccano su una pagina, quella pagina diventa la verità. Cioè, per cui se a tanti piace una canzone, significa che questa ha qualcosa di oggettivamente più bello di altre. Nelle varie edizioni che avete tentato di approcciare, ma voi il festival lo guardavate? Cioè, siete di quelli da divano, gruppo d'ascolto, popcorn? Sì, hai detto bene, gruppo d'ascolto, è come bere, cioè si fa in compagnia soltanto, no? E quindi da soli è un po'... è una prova da eroe anche quello. Esatto, guardare il festival da soli è tristissimo, e invece guardarlo con degli amici e commentare è bellissimo. Quello che poi succede oggi sui social network, che ci sono ma che non c'erano quando lo guardavo io ai tempi. Perché conosco veramente molte cose del festival di Sanremo, dall'apparizione di Rino Gaetano. Mi ricordo che mia nonna, buonanima, mi comprava tutti i primi 3-45 giri del podio di Sanremo, quindi Io solo tu, di Mattia Bazzar, tutta una serie di robe. Dove per me è stato sempre una cosa bellissima il festival, che ho guardato anche nelle edizioni un po' più interlocutorie, dove ti rompevi anche un po' le scatole, francamente. Ma anche qualche atmosfera di questo festival non è proprio all'estero, per cui arriviamo noi e sembra che sia carnevale. Ah, quindi vi piace vincere facile? Esatto, forse così. Sul palco con Violante Placido, come nasce questa, cioè la scelta, insomma? Immagino che abbiate pensato magari a una serie di persone, poi come mai lei? Allora, abbiamo pensato a una serie di persone, e poi normalmente gli artisti sono un po' spaventati dal collaborare con altri artisti sul palco del festival di Sanremo, portando canzoni di altri ancora. E forse questa formula non è una formula vincentissima, perché forse sarebbe meglio invitare degli artisti cantando delle canzoni dell'artista stesso. Cioè, se io invitasse Eugenio Finardi a cantare una canzone di Eugenio Finardi, lui verrebbe. Se invito Eugenio Finardi a cantare una canzone di De Gregori, lui non viene, probabilmente. Ci stai dicendo che avete provato con Finardi? Esatto. Facciamo, è il mio lavoro. Facciamo finta che noi... Facciamo un esempio, fatti e persone sono puramente casuali. No, avremmo potuto provarci con Samuele Bersani, per esempio. Ma è tutto un esempio, con Max Gazzè, per esempio. E alla fine poi è forse molto meglio rivolgersi alla propria scuderia, che è Mescal, che aveva anche Violante, con cui abbiamo pensato: lei è un'artista brava perché ha fatto 2 dischi. Sarebbe molto interessante come esperimento metterci insieme. Sappiamo che c'è una forte possibilità del fatto che lei possa accettare. Ci piaceva l'idea di confrontarci con lei, su un grande classico, e così è nata la collaborazione. Ed è molto interessante la collaborazione con lei, perché è bello conoscere anche la persona che sta dietro una sorta di immagine, che è il suo lavoro e tutto quanto, ed è molto interessante, bello. Vi chiedo un saluto agli amici di Fanpage. Un saluto agli amici di Fanpage, lo dico sempre, molto spesso mi dicono: fai un saluto agli amici di... e hanno dei nomi improbabili, impronunciabili. Invece Fanpage è facilissimo. Diretto e semplice. Fantastico. Grazie. Grazie a voi.